Amici di Sport Incontri, buonasera, benvenuti alla puntata che solitamente dedichiamo al tennis. Allora presento subito gli ospiti. Eh, alla mia sinistra il presidente della Federazione Regionale Tennis, Roberto Cararesi. Buonasera, buonasera Cararesi, grazie per essere presente grazie ai nostri microfoni. Poi Luca Brufani, presidente Circolo Tennis Foligno. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. E alla mia sinistra Rocco Di Bernardo, presidente Ternana Padel, referente regionale PADEL, PADEL che è una branca della, della federazione tennis, del tennis che sta prendendo sempre maggior successo. Allora, adesso noi diamo la linea alla regia per riprenderla subito dopo e per parlare degli argomenti che abbiamo in calendario. Azienda Agricola Pioppi, benvenuti nella natura. Dal produttore al consumatore il migliori carni ovini e suine, bovine e avicole, tutto a chilometri zero. Per la vendita diretta il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Azienda Agricola Pioppi è in via Arturo Graffe 35, Svincolo Mantignana. Telefono 075 6978 756 www.aziendaagricolapioppi.it Contribuire al successo targato Made in Italy, attingere dal nostro saper fare artigiano è la nostra prerogativa principale, dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni, è il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza cap in Kashmir prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato, una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547 Foligno Perugia. Telefono 07 42 20 643. Il forno di Pioppi a Mantignana dal 1966. Il forno di Pioppi sforna ogni varietà di pane realizzato con farina macinata in pietra e lievito madre rinfrescato giornalmente. Al forno di Pioppi ampia scelta di pizze anche da asporto, pasticceria sia dolce che salata, dal torcolo di San Costanzo alla piccola pasticceria fino ad arrivare alla nostra famosa torta di Pasqua. Al forno di Pioppi troverai tutti i prodotti della tradizione umbra realizzati con la massima cura artigianale. Il forno di Pioppi, la forza della tradizione. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola Un luogo ideale per ogni occasione Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena E la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo Presso il centro commerciale con le strada Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24 Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla tavola rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre nelle sue ampie sale servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La tavola rotonda a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con lotto e super enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi. Dal 1964. Allora, rientriamo in studio. Mi correggo il nome: Rocco Di Berardo, ecco, che è qui alla mia sinistra. Abbiamo detto presidente Ternana Padel. Eh, però io, prima di entrare negli argomenti, volevo ricordare a tutti voi che, ci, che siete in ascolto che Sport Incontri è un uh, programma che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle eh, 23 alle 24 sul canale 11. Con replica il giorno successivo alle 13.30 sul canale 111 e alle 18.20 sul canale 11. Il canale 111 è il secondo canale di TRG. Il sabato invece eh, la puntata è più lunga, va in onda dalle 22:30 alle 24. Con replica la domenica alle ore 14 sul canale 11 e alle ore 19 sul canale 111. Poi collegandovi sul sito www.trgmedia.it potrete seguire tutte le trasmissioni in streaming anche durante la messa in onda e rivederle le puntate quando volete. E inoltre attiva anche la pagina Facebook dove troverete tutti i programmi della settimana. Allora, io partiamo con l'argomento della settimana, con questo argomento che è il tennis. e Ho il, qui il presidente regionale eh, della federazione tennis Roberto Cararesi e quindi Roberto quante cose abbiamo questa sera da dire in questa puntata? Beh, abbiamo il solito riepilogo settimanale della Targa Umbra che è la nostra attività di punta di questo periodo invernale, campionata squadre. Che coinvolge tutti i circoli, abbiamo ricordato più volte che quest'anno abbiamo avuto una iscrizione di, di, di un numero di iscrizioni molto alto, di 149 squadre in tutta la regione, suddivise in 12 campionati. E questo ci fa enormemente piacere, perché pensavamo di subire rispetto allo scorso anno un decremento in virtù di alcune modifiche regolamentari ma soprattutto in virtù del fatto che l'abbiamo spostata di calendario da gennaio a marzo invece gli altri anni era più diluita e iniziava a metà novembre per varie motivazioni l'abbiamo posticipata pensavamo in un diciamo, si declassamento dell'importanza da parte dei nostri giocatori e dei circoli invece no li ringraziamo tutti perché ovviamente hanno dimostrato che sono attaccati a questa manifestazione che sono ben 22 anni che noi organizziamo e poi come ben sappiamo da qualche anno la Federazione Centrale ha praticamente imposto questo campionato a tutte le regioni. Oh, ci stiamo apprestando alla conclusione della prima fase che si concluderà eh, il prossimo fine settimana, per poi eh, le tre settimane successive eh, ci saranno le fasi finali che sono quelle più appetibili con eliminazione diretta, eh, quarti di finale, semifinali e finali che si disputeranno il 14 e 15 di marzo e quindi i circoli ecco eh, ci sono già alcune squadre già qualificate nei rispettivi campionati altre invece che attendono i risultati della domenica. Su tutte possiamo dire che abbiamo già stabilito e eh, sono stati già sorteggiati la cosa più importante, il tabellone della prima serie che è la manifestazione di diciamo, più interesse, che è quella maschile. Eh, giocano tutti i giocatori di seconda categoria, è un tabellone adotto. Una prima fase che è servita per definire le teste di serie e possiamo definire invece possiamo così dire, gli accoppiamenti che avverranno eh, il prossimo fine settimana eh, del 22-23 febbraio. Abbiamo lo Junior Tennis Perugia squadra A che ospiterà sabato alle ore 15 la SD Tennis Training A. Sempre sabato alle ore 15 abbiamo la SD Circolo Tennis Foligno A che ospiterà la SD Tennis Club Terni A. E poi sempre sabato il tennis club open eh, di Orvieto che ospiterà sui propri campi il Circolo Tennis Umberti De A. Domenica mattina alle 9.30 il Tennis Club Perugia A, che ospiterà il Centro Tennis Perugia. Sono tutte partite molto attese eh, perché ovviamente coinvolgono i migliori giocatori. A tutte facciamo un in bocca al lupo per questo rush finale. Così come abbiamo anche eh, diciamo sì, eh, l'ultima giornata invece della serie oro che è la serie principale della settore femminile che domenica definirà eh, l'altra eh, finalista tra Centro Tennis Perugia e Tennis Training. Comunque nel complesso abbiamo avuto un successo enorme, eh, di questo siamo particolarmente eh, fieri eh, perché ovviamente ha dimostrato ancora una volta che Questa manifestazione con la formula snella del sabato, e la domenica con eh, i diciamo, gironi anche equilibrati nelle varie categorie ha dimostrato molto interesse. Quindi facciamo i complimenti a tutti alla nostra Targa Ombra. Questo è l'aspetto eh, principale. Poi, ovviamente, stiamo elaborando per parlare della stagione che è appena iniziata anche il calendario finale che quest'anno vedrà delle novità eh, importanti. Mm, le ricordiamo, eh, abbiamo lo scorso anno iniziato il circuito femminile proprio tracchette in rosa che per noi si è conclusa a novembre ma che ricomincerà adesso nel periodo primaverile per poi concludersi ancora in, in, in stagione eh, invernale. Dove è stato dato spazio massimo alle nostre portacolori, hanno dato le giocatrici tanto interesse e quindi un lustro alla nostra attività. In più ci sarà un circuito nuovo, che è quello dei veterani, che ancora ci mancava nel nostro, diciamo sì, nella nostra programmazione, e quindi di questo siamo feri. Ovviamente verranno mantenute tutte le attività principali, a cominciare dai tornei internazionali, se ne aggiungerà. Un altro, quindi al challenger di Perugia abbiamo, si aggiungerà anche il challenger eh, di Todi che torna sui campi del tennis club Todi. Abbiamo eh, il torneo Futures eh, a Gubbio maschile e abbiamo l'altro importante torneo internazionale giovanile al circolo tennis a Foligno. E quindi queste sono le manifestazioni di, 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 di maggior interesse. E poi, la solita nostra grande Targa Umbra, che ci accompagna da ben 35, eh, targa umbra la nostra Umbria Tennis, scusate, che ci accompagna da ben 35 mm -hmm. edizioni, che è il nostro fuorio Il tutto per oltre 120 manifestazioni che stiamo programmando e che quindi potranno eh, i nostri giocatori e le nostre giocatrici eh, così, eh, a andare a partecipare. Allora, intanto sono arrivate eh, due nostri ospiti, sì. Simona Lescarini qui alla mia sinistra, Giocatrice del circolo Chiugiana, buonasera, e poi Maria Ausilia Fiorentino, componente commissione femminile regionale nonché giocatrice del circolo tennis Foligno. Quindi contento, Luca Brufani, di questa presenza. No? Eh, Presidente, io eh, volevo farti una domanda sul fatto che eh, tu hai parlato di questa formula nuova no? che eh, è piaciuta molto. E questo ha fatto sì che eh, si possono organizzare tante manifestazioni, tanti tornei, quindi e, e con il consenso di tutti in pratica: assolutamente. Questa, la formula diciamo sì è, è perché è un campionato a squadre, anzi, è organizzata a modo di torneo a squadre. Eh, il tennis ovviamente, ovviamente è uno sport di singolo con eh, partite ad eliminazione diretta. In questo caso invece c'è la possibilità di giocare perché ovviamente si disputa a squadre, si disputa a gironi e quindi c'è la possibilità di giocare nell'arco di tutto il periodo invernale ogni sabato o ogni domenica e quindi forse anche un, modo, è un motivo di interesse. Abbiamo avuto molto, diciamo sì, eh, molte iscrizioni anche nella, nel femminile e probabilmente anche per il fatto dell'impegno ridotto al sabato piuttosto che alla domenica potrebbe favorire anche eh, diciamo così, la loro partecipazione, al di là di altre formule di tornei che adesso stiamo improntando. Però ho detto siamo molto soddisfatti dell'andamento, soprattutto del fatto anche della correttezza nei campi, non abbiamo avuto segnalazioni diciamo sì di... Da, da, da giudice sportivo e questa è una cosa importante perché ci avevamo puntato anche all'inizio, il fatto di aver dato delle regole più rigide che sono quelle diciamo così, che nel regolamento abbiamo esposto ci esponeva un pochino a delle situazioni eh, diciamo, non proprio ottimali, invece abbiamo avuto delle risposte molto positive, siamo contenti e quindi Facciamo i complimenti a tutte le squadre, ai giocatori e alle sì. giocatrici perché stanno, stanno orando al meglio la partecipazione. Sì, e questo, questo fatto è importantissimo perché evidentemente porta una cultura... Quella dello sport, quella, quella pulita, quella senza problemi, insomma, lo sport è sport. È chiaro che quando si gareggia uno vince uno perde, e quindi è così bisogna accettare le regole. Insomma. Assolutamente sì. sì. E poi ovviamente ci sono anche le categorie giovanili che ci interessano particolarmente e queste siamo molto soddisfatti anche del loro atteggiamento e dei loro risultati. Indubbiamente. Allora, Luca Brufani, presidente Circolo Tennis Sfoligno, presente qui perché? Perché c'è un'organizzazione in vista? Sì, ci sono tante attività e prospettive che il nostro circolo sta cercando di realizzare, tra cui, per allacciandomi alla bella rappresentazione del Presidente eh, Roberto, eh, la partecipazione alla Targa Umbra con ben 13 squadre, tra cui c'è anche la eh, Maria Osilia. Siamo qualificati eh, per il girone finale e questo è un motivo di grande orgoglio perché come si diceva prima, la targa Umbra rappresenta un torneo invernale a squadre dove oltre allo spirito agonistico c'è lo spirito conviviale proprio per coinvolgere eh, molte persone nello sport e nella genuinità appunto, di, questo, di questo bello sport. Comunque nel Circolo Tennis Foligno si è messo sempre in evidenza... Per la grande organizzazione dell'attività tennistica, sia per quanto riguarda manifestazioni, tornei quant sì, e quant'altro. Rivesto una bella responsabilità, tant'è che il circolo tennis ha sicuramente una storia in quanto nasce nel 1930. Si sono contraddistinti molti, molti giocatori per merito del maestro che è diventato un'istituzione nella città di Foligno, che Antonio Fringuelli, che ancora con la sua saggezza eh, consiglia i giovani emergenti e gli indirizza verso appunto, le competizioni. E in più c'è stato uno sviluppo anche per quanto riguarda l'attività sociale nel corso dei tempi, tant'è che ad oggi il Circo Tennis conta di 350 soci e coinvolge tutti sia con un'attività agonistica che con un'attività sociale. Ecco, a questo Circo Tennis fa parte, come hai detto prima, Maria Ausilia Fiorentino, che è anche componente della commissione femminile regionale, quindi oltre che giocatrice di tennis, la presenza femminile nel circolo tennis Foligno che preponderanza ha? Allora, buonasera a tutti, io sono, ho avuto la fortuna di arrivare quest'anno, spinta anche dalla mia compagna di squadra Laura Arcamone e quindi sono stata invogliata ad accedere al CT di Foligno. Sono stata felice di aver scelto di arrivare al circolo perché comunque ho trovato un ambiente ospitale, un ambiente stimolante, eh, ricco comunque sia di persone di grande maturità tennistica a partire dal maestro Fringuelli e dalla maestra Claudia, nonché giocatori di grande spessore tennistico ma anche di giocatrici al femminile tante seconde categorie che mh, compongono la serie C, la mh, praticamente la Vallone, la Cristiana Vasco, la Strapaghetti, la Elena Schiattelli e dopo al femminile abbiamo anche altre due squadre che è la squadra praticamente della serie Argento dove diciamo sono anche io una delle componenti e dove c'è anche la maestra Claudia, Laura Arcamone e anche la Marta Nizzo e sempre con Laura e con la maestra Claudia, quest'anno facciamo anche le Ladies, quindi per non farci mancare proprio nulla, quindi devo ringraziare molto il circolo che dà questa possibilità a me, alle ragazze, ai ragazzi e a tanti giocatori di poter comunque competere e avere degli esempi estremamente positivi a cui ispirarsi perché, ripeto, c'è un ottimo livello tennistico sia al maschile che al femminile. Questa commissione femminile regionale cioè, quale compito ha? Diciamo che ha il compito di promuovere quello che è l'interesse e quello che è un attimino il, lo stimolo verso il tennis per cercare di incrementare sia il numero delle atlete sia la partecipazione. Quindi, cerca di far mh, dare un nuovo impulso, un nuovo rilancio al tennis femminile, soprattutto di quarta categoria, perché poi diciamo che le tenniste agoniste di seconda e di terza categoria sono ovviamente impegnate sono in trampolino di lancio quindi non hanno bisogno di essere incentivate, mentre la quarta categoria che è poi quella più ampia perché Numbria è costituita da oltre 200 giocatrici, è un po' diciamo in un periodo di stallo o formate da giocatrici di passaggio, o da persone che riprendono la racchetta in mano, o da persone che in realtà stanno valutando il tennis e quindi nella decisione di decidere se il tennis è lo sport adatto a loro o viceversa accantonarlo e quindi l'idea di promuovere dei tornei il fine settimana per persone diciamo madri, casalinghe o studentesse impegnate che non hanno tutta questa disponibilità per poi partecipare ai tornei ha permesso di eh, incrementare notevolmente il numero delle scritte al femminile che era abbastanza esiguo in Umbria. E senti un po' il fatto che il tennis come tutti gli sport magari vive anche di riflesso di quello che succede agli altri livelli. No? E succede cioè, anche nel tennis che magari ci sia più partecipazione in base ai so, successi sia delle donne che degli uomini ai grandi livelli? È ovvio, ma anche a, a livello basso, no? il vedere comunque sia una giocatrice anche non giovanissima impegnarsi, dare il massimo e migliorare, dici ma se lo fa lei perché non io nel, da, cioè nel momento in cui mi impegno e do il massimo posso dire quantomeno da aver provato, quindi mi do una possibilità. Poi quello che sarà è tutto in più, no? non dobbiamo andare a competere a livelli professionistici, ma se andiamo a migliorare miglioriamo nel tennis e anche a livello personale. Simona Lescarini, giocatrice del Circolo Chiugiana, il Circolo Chiugiana se non sbaglio nel comune di Corciano, no? E, e, tu um, quale è, esperienza porti da questa attività nel Circolo Chiugiana? Noi abbiamo sempre una o due squadre che fanno la targa umbra invernale, parlo di, di donne e poi quest'anno invece per quanto riguarda gli uomini ne abbiamo tre. E, um, abbiamo qualche problema di um, disponibilità, diciamo così. Infatti quest'anno abbiamo una squadra costituita da otto elementi e non sempre riusciamo a, ad essere tutte in campo. Eh, però, mh, cerchiamo di mh, bilanciare no, quella che è la passione e l'attività sportiva con la disponibilità che c'è in base alle nostre esigenze, chi di famiglia, chi lavorative, eccetera. Però insomma, in campo ho notato questo: che in linea di massima nella quarta categoria, come diceva Maria Ausilia, militano sia ragazzine molto giovani che diciamo sono così di passaggio, tendono alla terza, e ci sono persone invece di una certa età, come posso essere io per esempio, che stazionano no? in quarta da, da un certo tempo e, mh, però l'impegno in campo devo dire la cattiveria agonistica spesso c'è da parte soprattutto delle over sempre con la correttezza di cui parlavamo prima perché io devo dire fino adesso non ho mai trovato situazioni diciamo imbarazzanti o antisportive Allora, se parliamo di impianti proprio, penso, a norma assoluta, credo che ce ne siano pochi, certo, però insomma... Eh... Bisogna anche guardare, alla cioè dare la possibilità a tutte le squadre, a tutte le persone, no? a tutti gli impianti di eh, offrire un servizio comunque che è quello di giocare, di, di affacciarsi allo sport. Se si dovessero guardare troppo in maniera mh, mh, stretta, drastica le regole, credo che in pochi potrebbero permettersi di far giocare eh, gli atleti. Certamente. Allora, Rocco Di Berardo, presidente Ternana Padel e referente regionale Padel. Padel è una branca del tennis che sta prendendo sempre maggior piede, lo vediamo, ma quello che si diceva prima non è che toglie atleti dal tennis, proprio sono anche atleti nuovi, qualcuno si, sicuramente anche, ma sono soprattutto atleti nuovi che si cimentano in questa disciplina, soprattutto mi dicono... C'è molto femminile in questo? Molte donne, sì. Eh, diciamo che a Terni in questi ultimi anni è esploso parecchio come nuova disciplina. Eh, contrariamente a quello che si pensava all'inizio che andasse a tingere dai vari circoli tennis, questo non è avvenuto. Eh, a, a Terni in questo momento ci sono circa... 1500 persone che giocano a padel e credo che un 10% provengano dal tennis, il 90% è tutta gente nuova, ha prima esperienza, che vengono da altri sport, abbiamo molte più giocatrici tra le donne di pallavolo ad esempio che gente che viene dal tennis. Diciamo che il padel ha avvicinato parecchio le donne perché è uno sport facile, è uno sport... Eh, immediato eh, che con poco si riesce a stare in campo e questo forse è stato anche uno stimolo per le donne eh, verso questa riuscita di, di questo nuovo sport praticamente e quindi queste sono le pecuniarità di questa disciplina che eh, porta tanta gente soprattutto a livello femminile ma perché per esempio nell'Umbria globale Terni è più all'avanguardia rispetto a Perugia, se, se vogliamo dividere allora, in due, diciamo in che due province. No? In, quest, in questo momento, eh, come abbiamo fatto tante volte i ragionamenti con il Presidente Roberto, a Terni ci sono nella provincia di Terni, compreso Orvieto, eh, ci sono 35 campi da tennis. Attualmente ce ne sono 17 da Padol e probabilmente nel breve giro ce ne saranno altri 5-6 in costruzione. Ma questo diciamo, è stato aiutato molto dal fatto della vicinanza di Roma dove praticamente questo sport è esploso e noi essendo più vicini a Roma ha portato molta più gente a cimentarsi in questo sport, ma diciamo che sta arrivando piano piano un po' in tutta la regione perché anche a Perugia stanno nascendo nuovi circoli, nuovi circoli sono nati a Spoleto, a Foligno, a Spello stanno nascendo, qualcuno si è interessato da Gubbio, Umbertide, dunque si sta espandendo un po' a macchia d'olio. Sì, Presidente, allora hai sentito questo, parliamo ancora di Padel, che si sta espandendo a macchia d'olio, è partito come ha detto eh, eh, Rocco che è partito da, forse dalla vicinanza con Roma, Terni ha avuto questo slancio iniziale, no? però si sta diffondendo perché è uno sport facile da praticare, uno sport per tutti, soprattutto al femminile, lo abbiamo detto, e che tra l'altro non porta via gente al tennis. Questo... No, assolutamente, è importante. No, non è importante, la federazione ci sta puntando molto, noi probabilmente per noi siamo neofiti diciamo sì, anche della materia, ancorché fa parte della branca della federazione, dallo scorso anno che abbiamo iniziato la zona di Terni è stata precursore a un numero di campi molto elevato e di praticanti e da lì è nata diciamo sì, questa, questa, questa ulteriore passione. Adesso si sta diffondendo anche in provincia di Perugia, l'interesse della federazione è quello sicuramente... Almeno per questo anno, di eh, organizzare in modo più organico le attività anche sul pad, in modo anche così esponenziale, ci sono richieste. Mm, I numeri dello scorso anno eh, dei tesserati eh, puntiamo eh, decisamente a raddoppiarli perché, ovviamente, de quel numero di praticanti è molto alto, eh, cercheremo di, di, di convogliarlo anche in federazione perché poi ovviamente l'interesse è, è questo la Ternana Padre qui rappresentata dal presidente Rocco oltretutto eh, ci rappresenta a livello nazionale con una squadra in serie C e quest'anno riusciremo a fare eh, anche un campionato di serie D che quindi è la serie inferiore di partenza anche in regione perché lo scorso anno non ci riuscimmo perché non c'erano le squadre, il numero di squadre sufficienti lo abbiamo dovuto fare insieme alla regione Marche però questo quest nota la crescita veloce assolutamente la crescita prima. veloce, esponenziale e eh, con tanti interessi, soprattutto abbiamo visto sto nel livello femminile e se appunto e, e mi auguro che le, le, le percentuali siano quelle cioè soltanto il 10% di giocatori o giocatrici vengono eh, dirottate dal tennis al padre è tutto di guadagnato perché ovviamente eh, amplificheremo la nostra, la nostra grande famiglia quindi questo è importante il gioco è un gioco mh, più vario rispetto al tennis più, più veloce coinvolgente socializzante e eh, forse anche uno dei motivi per cui anche molte, molte rappresentanti del Gentil Sesso eh, ci giocano eh, con il nostro eh, sommo piacere ovviamente certo Bene. Bene, adesso noi ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla regia per riprenderla subito dopo. Azienda agricola Pioppi, benvenuti nella natura. Dal produttore al consumatore il migliori carni ovini, suine, bovine e avicole, tutto a chilometri zero. Per la vendita diretta, il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Azienda Agricola Pioppi è in via Arturo Graffe 35 Svincolo Mantignana. Telefono 075 6978 756 www.aziendaagricolapioppi.it Contribuire al successo targato Made in Italy. Attingere dal nostro saper fare artigiano è la nostra prerogativa principale. Dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni è il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza cap in Kashmir prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato. Una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere. Questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547, Foligno, Perugia. Telefono 07 42 20 643. Il forno di Pioppi a Mantignana dal 1966. Il forno di Pioppi sforna ogni varietà di pane realizzato con farina macinata in pietra e lievito madre rinfrescato giornalmente. Al forno di Pioppi ampia scelta di pizze anche da asporto, pasticceria sia dolce che salata, dal torcolo di San Costanzo alla piccola pasticceria fino ad arrivare alla nostra famosa torta di Pasqua. Al forno di Pioppi troverai tutti i prodotti della tradizione umbra realizzati con la massima cura artigianale. Il forno di Pioppi, la forza della tradizione. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana italiana a tavola. Un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena. E la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale con le Strada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla tavola rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre nelle sue ampie sale servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La tavola rotonda a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi anche per un pasto veloce e un buon aperitivo, oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Superenalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi. Dal 1964. Bene, allora ritorniamo in studio. Presidente, io, tu hai terminato parlando di padel, però volevo ritornare un pochino sul tennis. Tu inizialmente hai fatto un po' un escursus veloce di quella che è tutta l'attività, quelli che sono state le manifestazioni, i tornei. Insomma, io ci vorrei tornare un pochino sopra. Magari più nello specifico. Allora, nello specifico, eh, ci stanno dando tante soddisfazioni i nostri giovani, che è la cosa qui cui il Comitato regionale eh, punta eh, da sempre, ovviamente. Lo scorso anno abbiamo avuto dei risultati importanti con le nostre squadre giovanili che vanno dalla squadra Under 9 alla squadra Under 14, le nostre rappresentative, terze la provincia di Perugia, nei più piccolini, Sesti in Italia con la rappresentativa della Coppa Bellardinelli che comprendeva i ragazzi Under 12. E abbiamo, lo scorso anno abbiamo avuto tre nostri atleti, stabilmente le nazionali di categoria, e questo ci ha fatto enormemente piacere. Un ragazzo, il nostro giovane Francesco Passaro, che ha rappresentato la nostra regione in tutti i quattro grandi slam del mondo a livello giovanile. Quest'anno è passato over. Alla sua fuoriuscita abbiamo avuto un grande invece diciamo sì, nuova entrata di Raffaele Ciornelli che nella squadra under 12 proprio di questi giorni la notizia è entrata a far parte lui nella nazionale italiana e insieme alla nazionale italiana hanno vinto il titolo. Europeo, cosa che non succedeva per l'Italia da, da, da oltre dieci anni. Quindi significa che anche un po' di Umbria è presente eh, nella, nella massima categoria e quindi questo ci fa enormemente piacere. Quindi l'attività che noi, eh, al di là di tutte le attività che organizziamo, ovviamente l'interesse è particolarmente verso, eh, verso i giovani. Eh, però, come abbiamo detto prima, l'attività di questo comitato si estrinse a 360 gradi e quindi siamo attenti a tutte le tutte le realtà, dalle più grandi alle più piccole, cercare di, di omogenizzare tutta l'attività non è facile, eh, però ci mettiamo del nostro impegno per far sì che questo avvenga. L'aiuto dei circoli è fondamentale, c'è molta armonia, i circoli sono eh, volenterosi di organizzare, quindi dietro i circoli ci sono i dirigenti, ci sono i maestri, ci sono gli ufficiali di gara e ci sono i giocatori e le giocatrici che ovviamente compongono questo bel movimento che ricordiamolo è composto di circa 6.000 tesserati nella nostra regione che ovviamente fa enormemente di piacere di questi ci sono anche i giocatori del padel e le giocatrici del padel che quest'anno contiamo sicuramente ad incrementare in modo esponenziale tra l'altro abbiamo anche qualche novità organizzativa anche sul padel che ovviamente poi dopo Rocco ci ricorderà Bene, e invece eh, con Luca Brufani quanto è impegnativo essere presidente di un circolo tennistico come il Circolo Tennis Foligno e soprattutto a livello giovanile come quanto e quanto si impegna il Circolo Tennis Foligno. Sì, diciamo che ho deciso di intraprendere questo ruolo in un modo puramente romantico, nel senso che Insieme a tutti i componenti del Consiglio Direttivo cerchiamo ogni giorno di dare e migliorare la gestione del circolo tennis. È una responsabilità che coinvolge a 360 gradi ogni tipo di impegno. Si parte dall'impegno logistico, l'impegno organizzativo, l'impegno economico, curare i rapporti con i maestri, curare i rapporti con i soci, cercare eh, di realizzare eh, un quadro ospitale per tutti coloro che vogliano frequentare il circolo a livello amatoriale ma anche a livello agonistico. Eh, sono tempi difficili per tutti, lo sport credo che sia una delle attività nobili alle quali eh, un giovane si, credo si debba ispirare anche ai fini educativi. Eh, Preciso che il circo tennis, eh, anche per la sua dislocazione, posizionato nel centro della città, assolve una funzione sociale, ospitiamo gratuitamente le scuole eh, dal lunedì al venerdì per appunto fare una didattica sportiva, mettiamo a disposizione i nostri istruttori. E quindi ecco, questa è una serie di attività che cerchiamo di coordinare e è la risposta eh, affermativa, nel senso che per gestire un circo tennis occorre passione, occorre tempo, occorre serietà e occorre anche un pizzico di pazzia per eh, appunto soprassedere a tutte le responsabilità che siamo... Che siamo Ehm, che dobbiamo affrontare. Maria Ausilia eh, Fiorentino. Allora, abbiamo parlato di attività, eh, ha parlato il presidente del circolo: di attività giovanile no anche. E, mh, e quindi ehm, tu, che sei oltre che giocatrice, anche eh, componente insomma, della società che eh, guarda questa attività anche a livello giovanile, che. Eh, come, come viene svolta questa attività e come possono essere richiamati quei giovani e attratti dal tennis per far sì che siano attratti dal tennis? Ma sicuramente eh, se puntiamo l'accento su quello che è l'insegnamento dell'educazione del tennis, diciamo, de, diciamo che da poco l'educazione sportiva viene inserita all'interno della scuola primaria. Io sarei molto propensa ad inserire l'educazione psicomotoria già a partire dalla scuola dell'infanzia, perché soprattutto nella fascia d'età 3-6 anni che i bambini apprendono e le conoscenze, le competenze, le conoscenze passano attraverso quello che è la propria specificità, la propria corporeità, i bambini apprendono a partire dal proprio corpo. Quindi perché non già un avviamento a quello che può essere un'attività disciplinare come quella del tennis, non già a partire dalla scuola dell'infanzia, per poi dare ancora maggior impulso nella scuola primaria e poi curarla ancora di più nella, nella scuola secondaria di primo grado. Diciamo che il sistema scolastico italiano è un po' arenato da vecchie burocrazie, da, vecchi, da vecchie norme legislative su quello che è il sistema scolastico e l'educazione motoria, l'educazione psicomotoria non ha avuto mai eh, un grosso risalto, è stata sempre considerata diciamo, una disciplina di serie B, ma credo che la coordinazione sia alla base di qualsiasi attività, quindi un avviamento ad una qualsiasi disciplina nella fascia d'età 3-6 anni, quando i bambini sono delle spugne che assorbono no? e quindi dopo lo possono riportare in qualsiasi altra scelta che andranno a fare, a prescindere dal tennis o dalla pallavolo o dal paddle, potranno essere degli sportivi, ma perché hanno delle basi, dei presupposti che gli sono stati dati già da piccoli, cosa che per adesso non avviene. Quindi io credo che una, una chiave di svolta possa essere proprio questo favorire l'attività sportiva o l'avviamento allo sport ancora prima che nella fascia d'età della scuola primaria, ma già a partire dai 3-5 anni. Simona Lescarini, tu sei d'accordo con quanto ha detto Maria Ausilia? Beh, io sono una sportiva, penso nel DNA, quindi assolutamente sì, uh, vedo tanti bambini in difficoltà in diverse situazioni, no? parchi giochi, anche con figli di amiche amici. e amici, una volta c'erano altre possibilità per approcciarsi all'attività motoria, ora è più difficile, quindi la scuola dovrebbe rivestire assolutamente una... Un Ruolo importante, insomma, però secondo me le scuole tennis dovrebbero fare intraprendere no? delle iniziative come quella del Citi Foligno, appunto, rendere magari disponibili i campi per le scuole gratuitamente perché questo è sicuramente un avvicinamento allo sport e al tennis, certo. Eh, Rocco, Rocco di Berardo, eh, il padel è un'attività nuova. No? Io adesso non so quantificare quanto tempo è che ha avuto inizio questa attività sportiva e quindi magari deve ancora crescere no? per magari consentire ai giovani più che a quelli che sono meno giovani No, diciamo che a Terni stanno, cioè a Terni stanno nascendo anche delle scuole padel per bambini sì. noi mh, 15 giorni fa la nostra società, la Trenata Padel insieme al circolo lavoratori terni abbiamo fatto praticamente un, il primo incontro tra bambini delle nostre scuole padre sono stati circa 20 bambini che si sono affrontati in un mini torneo eh, anche questi come, eh, come gli adulti sono bambini che praticamente eh, sono stati tolti ad altri sport, il basket, il calcio certo. e cose, e abbiamo portato all'interno della federazione. Dunque credo che anche questa è stata un'altra conquista. Certo, eh, Presidente, hai sentito, sono delle conquiste, adesso qui non è che sta, stiamo facendo le guerre, però naturalmente... Eh, può essere una trasmigrazione da uno sport a un altro e, e siccome eh, un, il tennis diciamo che potrebbe essere uno sport anche abbastanza facile, no? eh, però è, è significativo che magari molti che magari iniziano un'attività, ma anche qualcuno che arriva da qualche altro sport a livello giovanile e che voglia praticare sia tennis sia padel, quindi è, è, è sintomo importante questo, no? di un'attività veramente è, richiesta e interessante. Assolutamente sì, e oltretutto il fatto che nascano anche eh, scuole di padre non ci fa che piacere eh, le prime due quindi della Ternada Padre, il ciclo lavoratori che eh, stanno eh, così avviando anche un discorso di, eh, di inizio proprio dei bambini al padre è una cosa che ci ha lasciato enormemente eh, così stupiti in positivo perché eh, non pensavamo e bisogna continuare su questa strada perché poi Laddove si investe nei giovani, laddove si investe nei bai, eh, il risultato è garantito da qui in avanti. Eh, I nostri i circoli tennis, che sono circa 50, eh, constano di 36 scuole tennis certificate di tutte le categorie. Addirittura abbiamo eh, due scuole eh, di, di prima fascia, eh, una di seconda e tante di, di terza e, e quarta e quinta fascia, perché così sono divise le nostre scuole tennis. Questo significa che quindi prendete ogni circolo ha la propria scuola. Adesso speriamo che anche nel, nel, nel Pad questo possa avvenire perché è sintomo di, di vitalità, di prospettiva, di futuro, di crescita ovviamente dei nostri giovani. Quindi avere delle scuole tennis che poi sono formate con degli, diciamo, si sono anche dirette da, da, dagli insegnanti che la Federazione eh, Italiana Tennis eh, così forma in modo assolutamente professionale, tant'è che l'istituto di formazione eh, della nostra federazione è uno dei primi al mondo a livello di qualità, è dimostrazione del fatto che c'è interesse e più c'è qualità a livello di insegnanti poi avremo anche qualità nei giocatori lo stiamo vedendo anche a livello eh, nazionale e internazionale con i nostri giovani che ora si stanno facendo ma questo è il frutto di un lavoro non di oggi, non di ieri ma di molti, di molti anni fa dove la federazione è partita quindi adesso si stanno raccogliendo i frutti. Nel padre si è partiti da poco ma sono sicuro che raggiungeremo altrettanti importanti risultati. Sicuro, senti, l'aspetto quello di collegare l'attività sportiva, il tennis, ai giovani e la collaborazione con la scuola, no? perché tutte le attività sportive cercano di collaborare con le scuole per poter far entrare quella disciplina nella scuola, se non nella scuola insomma, di far capire ai giovani che vanno a scuola insomma, che esiste anche questa disciplina sportiva. E viene demandata ai vari circoli oppure anche a livello federale c'è magari una circolare per le scuole? Allora c'è diciamo sì, un progetto che la federazione... Oramai da diversi anni ha portato avanti, che si chiama Racchette di classe. Sì. All'inizio è nato con una determinata diciamo, sì, organizzazione, era la federazione che proponeva. Ora invece c'è l'accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione e la Federazione Tennis, quindi i circoli sono autonomi nel ricercare la propria scuola e adesso addirittura viceversa: sono le scuole che chiamano i circoli di riferimento del proprio territorio per andare a fare questo progetto che si chiama appunto racchette di classe. Che costa di un numero di ore che sono a metà tra frequentare la scuola e entrare poi nella parte finale anche nei nostri circoli. Quindi con un duplice intervento interesse quello di far conoscere lo sport eh, sicuramente all'interno della scuola e far conoscere i nostri circoli e i ragazzi delle scuole, quindi eh, questo è stato un risultato è un altro dei risultati vincenti della nostra federazione che spero continui perché questo progetto appunto è di fondamentale importanza per, per il futuro. Certo, eh, Luca Brufani... Eh, abbiamo detto un po parlato dell'attività del circolo tennis Folligno eh, delle varie manifestazioni qual è il fiore all'occhiello tra tutte le manifestazioni? Beh, il fiore all'occhiello è senz'altro il torneo internazionale che da ormai 19 anni pertanto quest'anno sarà la ventesima edizione che il nostro circolo organizza è il fiore all'occhiello perché è un torneo che viene considerato un trampolino di lancio per uh, i giocatori emergenti in quanto accoglie gli under 16. Eh, Quest'anno uh, abbiamo pensato di fare un tabellone principale per 32 persone anziché 64 proprio per premiare la qualità, estendere invece il tabellone delle qualificazioni a un numero superiore. Eh, per noi il torneo internazionale oltre che alla spettacolarità delle partite costituisce una vera e propria festa del circolo perché ognuno di noi concorre eh, come, come, come è possibile a migliorare, a offrire un servizio ottimale e di questo ne siamo orgogliosi in quanto sia la federazione che il Comune, Federazione Parlo, Federazione Internazionale ma anche la Federazione Umbra eh, ci corrisponde comunque un, un grande interessamento e quindi di questo chiaramente ne sono orgogliosi e orgogliosi sono tutti i componenti del Circolo certo. Tennis. E mi hai bruciato un po' la domanda perché volevo chiederti quanto le amministrazioni comunali eh, intervengono e in che maniera, in che misura insomma. <ride> Allora, Perché ma... sappiamo che sono tutte povere queste sì, amministrazioni più che altro, a livello economico beh, beh, allora, parlo, o povertà o ricchezza si parla un po' di ripartizione del, del vile denaro per le varie attività uh, delle, delle città. Uh, mettiamola così: noi facciamo: uh, a me mi hanno insegnato che. Fare le cose bene con i soldi è facile, fare le cose bene senza soldi è molto difficile. A noi ci piacciono fare le cose difficili. Maria Ausilia, hai sentito il tuo presidente? Piace di fare le cose difficili senza soldi, è veramente difficile fare, eh, delle, organizzare delle cose, fare uno sport se non c'è magari un piccolo aiuto da parte di. So, non dico dell'amministrazione comunale, ma magari di qualche altra entità, uno sponsor, eccetera. Sicuramente, sicuramente diciamo che per fare delle cose fatte bene, più sono gli elementi che concorrono, tra cui come hai detto tu, no? sia l'amministrazione comunale, sia gli stessi sponsor. Ovviamente, ti permettono di avere delle risorse in più e una risorsa in più ti permette di poter gestire ciò che fai nel miglior modo possibile, perché hai più energie da poter mettere sul campo a disposizione. Certo, eh, Simona Lescarini, eh, la stessa domanda è anche per te, no? Cioè, ehm... Tanto lo sappiamo tutti, chi fa dello sport un minimo di costo ce l'ha perché è inevitabile, no? non abbiamo un'istituzione eh, statale che ci consente di fare sport a livello gratuito, quindi eh, sia giovani che meno giovani ah, eh, c'è un costo, quindi eh, come viene ripartita in, una, in un circolo come anche il tuo? Dove... Beh, eh, il tennis è uno sport insomma, da sempre considerato abbastanza costoso, quindi, per le famiglie è sempre un investimento importante. Con il tempo magari è andato un po' decrescendo perché le attività di squadra, insomma, della SAT, eccetera, permettono di accedere alle lezioni ai ragazzi e alle famiglie in maniera più semplice e più economica. Però sicuramente, ecco, tra le attrezzature e le lezioni private è uno sport che richiede diverse risorse. Eh, comunque, ho visto per esempio che nel mio circolo c'è la disponibilità ad offrire anche dei servizi ai ragazzi, soprattutto quelli giovani, in maniera gratuita, quindi per esempio quest'anno vengono proposti a dei, o dei ragazzi diciamo piuttosto validi o comunque a dei bambini che hanno l'intenzione di diventare eh, dei, degli agonisti ehm, alcune attività fornite proprio dal circolo tipo quella di mental coaching certo Rocco, Rocco di Berardo allora... Eh... Anche per il padel ho la stessa cosa, non so se il costo è simile a quello del tennis, se non è simile, se va vicino forse più, forse meno, questo me lo dirai tu, però c'è sempre un minimo di costo, no? questo lo, lo, lo sappiamo. Da, da, da che mondo è mondo c'è nello sport più popolare che è il calcio, il basket, il volley quindi tutto ha un costo anche il semplice amatore che va a correre ha un costo nelle scarpe, nel, nel materiale con cui va a correre la, la mattina insomma, o la domenica, il sabato quando ha la possibilità quindi nel padel come, come, come succede che costi ci sono sono diversi dal tennis oppure sono simili i eh, costi sono gli stessi perché comunque sia eh, c'è il costo del campo, c'è il costo dell'acquisto della racchetta, c'è il costo dell'acquisto degli abiti, che paradossalmente non mi intendo molto di tennis, però credo che una racchetta da paddle costi forse anche il doppio di una buona racchetta da tennis. Ah ecco, questa è buona sapienza eh, Dunque voglio dire, i costi come, come tutto sono sono abbastanza elevati però comunque sia a fatica eh, con la passione si riesce a fare tutto certo Roberto, Roberto Carraresi, presidente regionale federazione tennis, abbiamo m, tre minuti circa. Io lascerei a te la conclusione di questa puntata. Insomma. Allora senti, intanto eh, come sempre ringraziamo Sport Incontri di questa di questa ospitalità perché ci dà modo di far Figuete. sapere la nostra attività e i nostri risultati. Eh, due comunicazioni di servizio, una che tutti i risultati della targa Umbra sono visibili nel nostro sito eh, regionale della Federtennis slash Umbria. E secondo, proprio di oggi, la notizia che abbiamo in Consiglio regionale, abbiamo assegnato le finali della targa Umbra, questo interessa a tutti i giocatori e le giocatrici, del prossimo 14 e 15 marzo alla città di Foligno, in particolare ai due circoli, al Circolo Tennis e Foligno e al Tennis Training di Villa Candida con due superfici di gioco, terra e veloce quindi già almeno gli appassionati giocatori possono così avere un punto di riferimento poi è iniziato anche oggi stesso il torneo di qualificazione per Roma chiamato Prequalificazioni IB20 che si svolge presso il Tennis Open di Orvieto, oramai da quattro edizioni ci sono oltre 250 iscritti di tutte le categorie, sia maschi che femmine e qualificherà il giocatore e la giocatrice che parteciperanno alle prequalificazioni di Roma, quindi, comunque è una tappa di avvicinamento al torneo internazionale di Roma eh, che la federazione ha voluto assegnare a tutte le regioni e questo ci fa particolarmente piacere e quindi anche una manifestazione eh, di interesse. E poi, che dire? Dire che eh, sicuramente eh, abbiamo iniziato anche quest'anno col botto, appunto, con un nostro rappresentante in eh, nazionale eh, che ha vinto il titolo europeo, un nostro giovane con le varie attività che abbiamo detto nel femminile, nei veterani e nei giovani con le varie attività organizzate con il paddle che sicuramente quest'anno ritengo la faccia da padrone, sicuramente nelle nostre cronache, perché abbiamo eh, tanta carne al fuoco, l'assegnazione anche per quanto riguarda il padre delle, delle qualificazioni degli IBI eh, 2020, così chiamati, alla, al Circo Lavoratori Terni e il circuito, la tappa del nazionale del circuito veterani alla Ternana Paddle. quindi due, le due realtà che al momento sul territorio regionale hanno maggiori praticanti e sono anche da più tempo, quindi ci aspettiamo molto anche dal padre. Qui ringraziamo Rocco, l'amico Roberto Tenerini, il referente fiduciario del padre e tutti coloro che si adoperano in questo. Ovviamente da parte nostra un grazie ai circoli, ai dirigenti e ai maestri che con tanta passione portano avanti la loro attività. Ai nostri giocatori e alle giocatrici, un augurio intanto dell'imminente conclusione della Dalghe Umbra perché, ovviamente, possono così confrontarsi ai massimi livelli e con sportività come è fatto finora. E poi, ovviamente, ci auguriamo una stagione altrettanto importante come è stata quella del 2019 che ci ha dato veramente soddisfazioni a tutti i livelli. E quindi ringraziamo ancora ecco, anche voi che ci date questa opportunità. Torneremo come sempre ogni settimana con le nostre novità, con, le nostre, con i nostri appuntamenti e con i nostri risultati. Figurati, siamo noi che ringraziamo te, caro Roberto, per la tua presenza eh, tutte le settimane, quindi eh, il tennis è uno sport che ci interessa moltissimo, ci interessa pubblicizzare, far praticare ai nostri giovani. Allora ringrazio te Roberto, dunque ringrazio Luca Brufani, presidente del Circolo Tennis Foligno, grazie per essere stato con noi, Rocco Di Berardo, presidente del Ternana Padel, rappresentante anche regionale Padel, poi e, e, Simona Lescarini, giocatrice del Circolo Tennis di Chiugiana e Maria Ausilia Fiorentina, componente della Commissione Femminile Regionale, nonché eh, giocatrice del col Circolo Tennis Folegno. Grazie e buonasera a tutti, ci vediamo alla prossima puntata.